Sentite bene? Sì. Allora, per quelli che vogliono essere avvisati sui prossimi incontri, sulle prossime cose che facciamo, ho lasciato lì, a fianco al mio monitor, un foglio bianco in cui mettete la vostra email, così vi avviso con un po' di giorni di anticipo per quello che c'è, per quello che organizziamo, no? Allora, volevo solo chiedervi una cosa, riuscite a vedere bene lo stesso, perché non so se vi dà fastidio, perché con la finestra aperta magari c'è un po' di aria per tutti quanti. Riuscite a vedere bene? Sì, si vede bene. Fortunatamente non c'è un grande sole oggi, per cui perché abbiamo messo le tende oscuranti proprio per poter con qualsiasi luce di fuori. Ciao! Con qualsiasi luce poter fare sono le 18 e possiamo cominciare. Allora, vedete il titolo, no? Sono 12 anni di ricerche nell'ambito dell'archeacustica. Allora, molte persone non sanno cos'è assolutamente l'archeacustica. E quindi faccio una piccola spiegazione per quelli che non conoscono questa disciplina. Allora, cominciamo con dire che è una metodologia di ricerca che non è del tutto nuova. È iniziata più o meno negli anni 90, non c'erano i registratori digitali che ci sono adesso, i microfoni ultrasensibili come ci sono adesso, si usavano quei famosi registratori a bobine e si riusciva comunque già a capire tante cose, no? Diciamo che l'archeacustica è l'archeologia del suono. L'archeologia del suono, perché? Questo perché? Il motivo è abbastanza interessante. Allora, noi abbiamo girato un po' tutto il mondo per visitare i siti sacri, no? Questo per esempio è il Tempio di Atena Tornaia a Delfi. Sapete dove c'era il famoso oracolo di Delfi? Allora, diciamo prima di tutto che gli antichi avevano un rapporto con la natura, con l'ambiente, sicuramente più stretto che noi. Non avevano televisioni, non avevano motori, non avevano telefonini e quindi erano molto più legati alla natura rispetto a noi. E si accorgevano che in certi luoghi avevano delle percezioni diverse che in altri. Perché? Quella volta loro non lo sapevano, no? Chiaramente. Per loro all'epoca la musica, il suono era a livello di cultura più elevato. Parliamo dell'epoca neolitica, parliamo del periodo preistorico o protostorico. Quindi in questi periodi loro erano già a conoscenza che le vibrazioni presenti in determinati luoghi erano in grado di modificare lo stato di coscienza, cioè aumentare la percezione delle persone. Noi sappiamo che il nostro cervello è un cervello che, nonostante lo studio dei... prego, si accomodi, no? Vabbè, pure, cominciamo, ci sono ancora posti liberi, sì. Poi c'è ancora una sedia, mi sembra anche. Allora, noi sappiamo che loro si accorgevano di queste cose qui, si accorgevano che particolari frequenze sonore erano in grado di modificare lo stato di coscienza e quindi anche le producevano. Voi avete presente il tamburo sciamanico, quello a testa unica, che lo sciamano tuttora adesso utilizza per fare... per produrre il suono che gli modifica lo stato di coscienza, che gli permette di fare i viaggi sciamanici. Allora, questo, no, volevo solo mostrarvi un attimo, questa è una delle nostre ultime ricerche in Sardegna, l'abbiamo fatto, questo è il pozzo
di Santa Cristina, chi mi ha accompagnato è proprio seduto qui in prima fila, e con cui abbiamo fatto delle ricerche su questi pozzi che risalgono al XI secolo avanti Cristo. Allora, nell'XI secolo avanti Cristo loro avevano già queste conoscenze. Ed erano in grado di costruire delle strutture, soprattutto ipogei, cioè strutture sotterranee, in grado di modificare lo stato di coscienza delle persone. Allora, dunque, perché il nostro cervello si modifica con determinate vibrazioni? Perché le varie strutture che sono contenute nel cervello, cellule, vari altri organelli, diverse aree, hanno una componente d'acqua enorme. Quindi qualsiasi vibrazione portata dall'esterno all'interno del cervello è in grado di modificare l'attività cellulare, l'attività neuronale. Quindi in pratica questo tipo di vibrazioni possono essere utilizzate per migliorare lo stato di coscienza, per aumentare la percezione. All'epoca le persone, rodate alla meditazione, alla preghiera, si erano accorti che determinate frequenze erano in grado di modificare lo stato di coscienza. Però, queste vibrazioni, esistono anche delle vibrazioni, in particolare i 18 Hz, che sono utilizzati attualmente come armi non letali. Per esempio, durante le manifestazioni che sono state fatte in Canada, durante le manifestazioni in protesta, durante il periodo Covid, sono state usate degli enormi subwoofer per ridurre la ragione i manifestanti. Per fare un altro esempio di armi non letali, vi ricordate tutti quanti la seconda guerra del Golfo. C'è stato un momento in cui, dovendo conquistare Fallujah, che era piena di resistenti, gente che aveva fatto la guerra Iran-Iraq, quindi assolutamente agguerriti, gli americani avrebbero perso tantissimi uomini per poterla conquistare. Allora, fuori dalla città hanno messo delle enormi subwoofer sparando giorno e notte 18 Hz. 18 Hz non sono udibili dall'orecchio, però interferiscono perché mantengono costantemente sveglia una persona. Quindi, voi se non dormite la notte, il giorno dopo non siete tanto bene, se non ne dormite due. Dopo 5 giorni queste persone non solo non erano in grado di prendere la mira, ma non erano neanche in grado di alzarsi da terra. Quindi gli americani sono entrati dentro la città senza stare, e l'hanno conquistata senza sparare un colpo. Quindi diciamo, ci sono delle vibrazioni che possono essere buone, ottime per la nostra attività cervale, che aumenta la percezione, e vibrazioni invece possono creare dei danni. Allora, noi diciamo, facendo l'arca acustica ormai da molti anni, da 12 anni, abbiamo capito che questi antichi avevano costruito le loro zone sacre, non perché c'erano degli alberi, perché è un bel posto, perché hanno deciso la natura, ma perché si erano accorto che in quel determinato posto chi era in preghiera andava in estasi mistica. Perché? Per via di questa vibrazione. Allora, questo è il ipogeo di Cividale, noi abbiamo fatto una missione nel 2014, l'abbiamo esaminato, si chiama ipogeo celtico di Cividale, dopo ne parlo più approfonditamente. Celtico perché quando sono arrivati i romani li c'erano i Celti, in realtà è molto più antico, secondo me risale a circa 3000 anni avanti Cristo, più o meno la stessa età del progetto di Halsaflieni a Malta, che è stato datato perfettamente.
Qui purtroppo ci sono stati dei rimaneggiamenti, quindi noi abbiamo esaminato questo ipogeo e solo due stanze in tutto questo ipogeo non avevano subito delle modificazioni, perché questi ipogei che nascondevano una tecnologia molto avanzata, quando sono arrivati gli popoli più primitivi, ma molto più agguerriti, li hanno utilizzati come cartoni. Allora, adesso l'ultima missione che abbiamo fatto è stato in Sardegna. Guardate che c'è ancora una sedia lì, c'è una sedia da dietro, e se volete potete prendere anche questa. Per questo abbiamo esaurito la sedia. Allora, questa è l'ultima missione. Ci sono una qua fuori, altre non ce ne sono, solo quella lì da fuori. Allora, questa è l'ultima missione che abbiamo fatto, è stata in Sardegna. Purtroppo il Covid ha bloccato le nostre ricerche, quindi le ultime ricerche che abbiamo fatto sono state nel 2019, adesso le riprenderemo. Allora, quindi l'archeacustica, per riassumere, per chiudere questo capello, no? È ormai una metodologia ormai uscita dalla fase di pionierismo. Ormai ci sono dei protocolli molto chiari, confrontabili tra di loro, quindi diversi ricercatori possono confrontare gli esiti delle loro ricerche. Quindi ormai è anche accettata dal mondo accademico come un tipo di interpretazione, interpretazione storica. È come quando noi troviamo una moneta, quella è un documento, ci dice chi era l'imperatore in quel momento, cosa ci faceva in quel momento lì, e il contesto è molto importante. Normalmente invece l'archeologia si basa su tre dati: le strutture, i documenti, i vasi in genere, la datazione dei vasi e delle varie, diciamo, manufatti. L'archeacustica si aggiunge a tutta questa serie di documentazioni. Quello lì che abbiamo visto prima, anzi no, torniamo un attimo indietro, questo è un dolmen che si trova sulle Alpi Apuane, in cima a Monte Fredone, ed è per questo che si è salvato dall'ira funesta iconoclasta che ha distrutto tutti i monumenti pagani qui in Italia, mentre invece per esempio in altre zone come l'Inghilterra si sono preservati benissimo, però adesso vengono usati. Quindi diciamo che tutte queste persone e queste persone dell'antichità erano perfettamente a conoscenza che di questi fenomeni fisici e ne facevano uso, ampiamente uso. Questo ad esempio sono di una missione che abbiamo fatto nel 2014, il Tempio di Gigantia. Non abbiamo trovato così nulla a Gigantia, perché questo tempio costruito quasi 4.000 anni prima di Cristo evidentemente è cambiato qualcosa nella geologia del territorio. Non vi ho detto che le vibrazioni che provengono dal sottosuolo sono fondamentalmente dovute o alla frizione tra due faglie oppure ad acque sotterranee. Quindi se c'è un terremoto e le acque sotterranee si spostano, basta, il sito sacro non funziona più. Questo per esempio, ci sono due approcci per l'archeacustica. Uno è l'approccio tradizionale, che utilizza microfoni, registratori digitali e va a cercare le varie vibrazioni provenienti dal sottosuolo, oppure va a cercare la risonanza in alcune grotte, in alcuni templi. Qui ci troviamo ad esempio sul Mitreo che si trova vicino a Duino,
non c'è nessuna risonanza dentro, è una grotta naturale, però al di sotto passa il famoso fiume Timavo. Quindi dà un continuo rumore di sottofondo in grado di modificare lo stato di coscienza delle persone che sono presenti ai rituali, e quindi è stato usato per lungo tempo. Anche questo l'abbiamo analizzato nel 2014. Questa è Gobekli Tepe, con i famosi monoliti attivi. Questi sono i tunnel sotto le piramidi bosniache, che non sono piramidi costruite come spesso vengono spacciate, ma sono colline rimodellate, però perforate da tutta una serie di tunnel che, dentro i quali vengono raccolte queste vibrazioni che sono in grado di modificare lo stato di coscienza. Questi sono il tipico registratore digitale che utilizziamo per registrare non solo la banda audio udibile, ma anche gli infrasuoni e gli ultrasuoni. Allora, questo abbiamo parlato dell'approccio tradizionale. L'approccio invece medico-antropologico è quello di studiare invece nella preacustica qual è il rapporto tra le vibrazioni presenti e l'organismo umano. Nel sito archeologico, questo è l'ipogeo di Cividale dei Friuli, e questo è quello che si ottiene facendo l'elettroencefalografia. Cioè, chi mi ha aiutato è qui seduta in prima fila, la vedete qui. Diciamo che siamo un bel gruppo, però quindi questo secondo approccio di tipo antropologico va a cercare l'attività cerebrale, quanto è influenzata l'attività cerebrale in quel determinato luogo. Ma e quindi anche l'emozionalità in grado di provocare queste vibrazioni, ma anche qual è l'effetto fisico direttamente sui neuroni. Quindi all'Università di Udine abbiamo fatto una ricerca ponendo delle cellule umane sottoponendo le vibrazioni che troviamo nei siti sacri e ottenendo dei risultati strepitosi. Migliorano le connessioni tra le cellule, ma abbiamo potuto provare anche i famosi 18 Hz di cui vi parlavo prima, quelli usati a Fallujah, e praticamente le abbiamo uccise tutte, ma non solo quelle che avevamo messo a temperatura 37 gradi, ma anche quelle che erano dentro il contenitore a meno 200 gradi, uccise tutte, cioè le vibrazioni a 18 Hz hanno distrutto gli organelli cellulari. Abbiamo fatto diverse puntate anche a Međugorje, ma questo, diciamo, i risultati li teniamo riservati in questo senso qui. L'ipogeo di Cividale. Abbiamo pubblicato un bel po' di articoli sulla letteratura internazionale, precisamente 37 pubblicazioni sulla letteratura internazionale in inglese. L'inglese è la lingua ormai che si parla proprio nel mondo scientifico. Allora, una piccola presentazione del nostro gruppo per far capire chi siamo. E il nostro gruppo SBRG vuol dire Super Brain Research Group, cioè studia la coscienza, studia il cervello e qual è il rapporto rispetto ai siti sacri, ma non solo. Quindi diciamo un gruppo interdisciplinare costituito da diverse competenze, archeologico, io sono il medico, poi c'è l'ingegnere elettronico, il tecnico del suono, lo storico. Anzi, volevo dire, vi domandate come mai un medico fa queste cose qui. Allora, io non sono solo medico, sono anche storico, mi dovrei laureare, mi mancano 4 esami anche in storia, quindi diciamo ho una certa dimestichezza anche con questi argomenti qui, no? Quindi, quando ci troviamo in missione all'estero, di solito parliamo in inglese tra di noi, parliamo in inglese, perché veniamo da tanti paesi diversi. E quindi abbiamo visitato anche diversi siti sacri in diverse parti del mondo, Bosnia, Inghilterra, Serbia, Slovenia, Croazia, Macedonia, Portogallo, Grecia, Turchia e ovviamente Italia, molti siti in Italia. Molti siti anche qui, quando abbiamo fatto l'inaugurazione di questa sala,
a quelli che erano presenti, ho detto che anche qui in valle ci sono due interessantissimi siti. Quindi questo nostro gruppo, alcuni sono andati, altri sono venuti, e diciamo siamo un bel gruppo che a seconda del tipo di missione viene scelto le persone giuste. Quindi in base alle nostre ricerche nell'arco dei 12 anni, Europa, Asia Minore, abbiamo capito che il suono e le vibrazioni sono estremamente importanti. Questo abbiamo fatto delle ricerche anche in Portogallo, anche i cerchi megalitici hanno un'importanza notevole come trasduttori, vedremo dopo anche come trasduttori delle vibrazioni che provengono sotto suolo. Quella volta non esisteva un altoparlante, si usavano questi blocchi, se li ponevano in cerchio, chi si metteva al centro, praticamente le vibrazioni arrivavano dirette, come dire, quasi amplificate. Allora, non è che abbiamo inventato noi l'archeoacustica, ci sono diversi ricercatori, circa un centinaio in tutto il mondo, ma non sono quindi molti. Abbiamo fatto diversi congressi di archeoacustica, nel 2014 a Malta, nel 2015 a Istanbul, nel 2017 in Portogallo, nel 2019 di nuovo in Portogallo, poi è arrivato il Covid. Allora, quindi ci sono due campi di indagine nell'archeoacustica. Primo campo di indagine, andiamo a cercare le vibrazioni naturali provenienti dal sottosuolo. Secondo campo di indagine, andiamo dentro particolari templi a vedere se sono stati costruiti con una risonanza tale in grado di modificare lo stato di coscienza. Solitamente all'epoca utilizzavano come strumento principe il tamburo sciamanico. Quindi queste strutture erano costruite con una struttura che facesse entrare in risonanza la frequenza emessa dal tamburo. Questo è un esempio proprio classico, l'ipogeo di Assafini a Malta. Si sa che era presente 3600 anni a.C., ma poteva essere anche più vecchio. Lì è la datazione fatta per carbonio 14. Anche qui abbiamo fatto una missione nel 2014, fortunatamente. Vedete, molto complesso come a tre piani, con 100-400 metri quadrati in questo ipogeo. Trovandosi nella sala dell'oracolo, praticamente attraverso tutto un sistema di riflessioni, la voce dell'oracolo si espande per tutti i 400 metri quadrati sui tre piani. Ma allora erano talmente abili all'epoca nella trasmissione delle vibrazioni che addirittura hanno disegnato la propagazione delle onde sonore sul soffitto delle stanze. Quindi spiegano anche dove esattamente c'era da mettersi per avere il massimo dell'effetto. Se nessuno voleva ridurlo, si spostava leggermente da quella zona e quindi, diciamo, è una tecnologia molto avanzata. Però purtroppo nel 2500 a.C. è arrivato un popolo del mare molto belligerante. Questo è un popolo invece molto pacifico, non aveva addirittura neanche difese, diciamo, di guerra, mura, cose del genere. Praticamente hanno ucciso tutti e hanno visto questi ipogei e hanno detto: ma guarda che bello, il posto adatto per metterci dentro i nostri morti. Non hanno capito assolutamente la tecnologia che era nascosta dentro. Quindi, diciamo, di solito noi utilizziamo o altoparlanti, poi vari strumenti acustici, utilizziamo la voce umana, e, utilizzando il canto armonico, cioè mantenendo quella determinata nota a lungo. E poi, ovviamente, il tamburo sciamanico. E a Malta abbiamo utilizzato tutti gli strumenti che c'erano possibili all'epoca. E abbiamo visto che praticamente si generava una risonanza intorno ai 114 Hz che modificava lo stato di coscienza. Ecco, qui devo fare un'altra piccola parentesi: tra i 20 e i 120-130 Hz
praticamente queste vibrazioni sono in grado di spegnere certe parti del cervello e accendere altre parti del cervello normalmente silenti. Allora, abbiamo pubblicato i nostri risultati di questa ricerca che abbiamo fatto appunto con l'investitrice Linda Enix e un archeologo portoghese, tutti nell'ambito. Allora, alcuni esempi. L'ipogeo di Cividale, no? Cividale si trova qui. Quindi, diciamo, è stato utilizzato dalle popolazioni locali, prima dell'arrivo dei Celti, poi dai Romani, poi dai Longobardi, però Romani e Longobardi l'hanno utilizzato come prigione. Non si sono resi conto neanche loro la tecnologia che era nascosta dentro, come d'altra parte i Celti l'hanno utilizzato come catacombe. Quindi capite che la tecnologia, anche molto avanzata, se viene persa non viene più recuperata. È diciamo una pianta molto più piccola dell'ipogeo di Cividale, ma ha tenuti alzachieni a Malta, ma sicuramente c'è la stessa tecnologia. 2013 abbiamo fatto le ricerche, sono dei posti molto suggestivi, ci sono i guardiani, che li troviamo anche nelle probabilmente di origine celtica, questo abbiamo probabilmente li hanno messi in celti. Li troviamo anche in Francia. Allora, con la voce maschile otteniamo una frequenza di risonanza intorno al 102-103 Hz, cioè riusciamo a sollecitare la struttura. La stessa cosa non succede con la voce femminile. La voce femminile, vedete, meno 24 dB, la scala, diciamo, sonora, di volume sonoro, parte, scusate un attimo, parte dallo zero. Quindi se praticamente la stanza entra tutta in risonanza con la voce maschile, con la voce femminile praticamente troviamo solo la voce femminile, vediamo meno 24 dB, mentre prima ne avevamo zero, no? Quindi con la voce femminile non in grado di sollecitarla. Perché no? Perché dobbiamo considerare che tutti questi ipogei erano dedicati alla Dea Madre. Quindi, ma come? La voce femminile, c'erano le sacerdotesse, perché non l'hanno tarata sulla voce femminile? Beh, tutto perché è un timbro più elevato, vediamo, 200 Hz, quindi fuori dalla frequenza in grado di modificare lo stato di coscienza. E poi perché semplicemente loro usavano il tamburo sciamanico. Per sollecitarlo, le sacerdotesse della Dea Madre usavano il tamburo. Quindi abbiamo fatto delle ricerche utilizzando il tamburo e abbiamo ottenuto la frequenza di risonanza. Questa è la frequenza del tamburo e questa è la frequenza di risonanza della stanza. Troviamo questa specie di corna. Quando troviamo questa specie di corna vuol dire che un'armonica del tamburo riesce a sollecitare la stanza che risponde adeguatamente. E in tutti questi tempi troviamo una frequenza che va dagli 80 ai 120, 130 Hz. Lo sapevano, li hanno costruiti apposta. Allora, vabbè, questo lo studio sull'ipogeo, vedete il classico tamburo sciamanico, si prende così, si batte di solito con una mazza. Allora, tecnologia nascosta. Si sollecita il fenomeno di risonanza con la voce maschile o con lo strumento a percussione, quindi la sacerdotessa non aveva bisogno di portarsi dietro un uomo per fare il rituale, usava il tamburo. Questo l'abbiamo pubblicato su una rivista di sociologia. Allora, però volendo perfezionare i nostri risultati, abbiamo trascinato vari volontari all'interno dell'ipogeo di Cividale e li abbiamo sottoposti alle frequenze ottenute, le frequenze di risonanza ottenute col tamburo e esaminato con l'elettroencefalogramma i risultati. E cosa abbiamo scoperto? Abbiamo scoperto delle cose molto interessanti. Vedete, con l'elettroencefalografo portatile. Allora, prima di tutto abbiamo fatto
un test nella camera fonoassorbente della clinica Torino. Sapete quello per fare gli esami audiometrici, no? E abbiamo visto, abbiamo sottoposto i volontari a quelle determinate frequenze. Poi li abbiamo riportati, vedete, questa è la stanza fonoassorbente, e poi li abbiamo riportati nell'ipogeo. Mi sono sottoposto anch'io alle elettroencefalo perché ero veramente curioso di vedere cosa mi succedeva. Allora, abbiamo fatto delle scoperte interessanti. Prima di tutto, perché alcune stanze sono accordate a 103, altre a 110, altre a 120, altre a 93? Perché praticamente ognuno ha la sua frequenza per cui entra in questa statistica. Sempre in questa banda, ma ognuno ha la sua frequenza. Poi, scusate che io qua sempre mi trovo. Chiudiamo il telefonino, vedete stavolta mi sono dimenticato io. Succede ogni tanto. Allora, innanzitutto non c'è nessuna predominanza dell'emisfero, invece c'è predominanza della zona frontale in alcune persone, o nella zona occipitale in altre persone. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che quando si entra in estasi mistica, alcune persone che hanno una prevalenza frontale hanno delle idee, dei pensieri, e invece quelli che hanno una prevalenza del lobo occipitale hanno delle visioni. Queste sollecitate da queste vibrazioni. Quindi questa gente, questi antichi, non erano degli ignoranti come noi pensiamo tuttora. Erano per certi versi molto più avanzati di noi e conoscevano la natura umana in maniera molto più avanzata di noi, in maniera empirica, certo, ma sicuramente riuscivano a capire molto di più. Sì, quello che volevo dirvi è praticamente queste frequenze attraversano il cervello, perché abbiamo detto che il cervello è costituito nella maggior parte d'acqua, no? Senza passare attraverso l'organo dell'udito. Quindi anche una persona sorda ottiene lo stesso effetto. Abbiamo pubblicato anche questi dati, però a questo punto c'è una cosa molto importante. Vabbè, questi sono varie frequenze cerebrali. Guardiamo questo schema, è più interessante di tutto, forse più parla ancora di più che le parole scritte. Allora, la nostra attività cerebrale, la nostra attività elettrica cerebrale è determinata da frequenze. Quando noi dormiamo abbiamo dei 0,5 e 4 Hz. Quando cominciamo ad avere un sonno leggero dei 4,7. Quando cominciamo a svegliarci cominciamo ad avere intorno ai 14. Quando siamo in uno stato di attenzione 6,14,30. Quando siamo molto concentrati, come per esempio in alcune forme di meditazione, andiamo oltre i 30. Ma qual è il fatto interessante? Il fatto che noi siamo o addormentati o siamo svegli. O siamo concentrati oppure siamo ancora un po' lì per svegliarsi. Non possiamo essere contemporaneamente in due stati diversi. Invece, laddove ci sono queste sono le, diciamo, le derivazioni, vediamo gli schemi di nuovo. Laddove noi abbiamo delle persone che normali, come potrei essere io, no? Quelli che non fanno una meditazione profonda, spinta, eccetera, con queste frequenze ottengono un effetto di rilassamento, vero rilassamento. Quello che invece accade alle persone che sono abituate alla meditazione, sono abituate alla preghiera, è invece che invece di avere una semplice un semplice rilassamento, hanno un ritmo doppio. Com'è possibile questo? Com'è possibile? Praticamente queste persone sono addormentate e contemporaneamente sono sveglie, quindi hanno sogni lucidi. Ovviamente questo accade solamente a persone che sono abituate alla meditazione o alla preghiera. Quindi questi siti erano dedicati e funzionavano soprattutto per un'elite di persone come
Maria, non so, i sacerdoti dell'epoca, che praticavano la meditazione ampiamente. Vedete che qui abbiamo una frequenza vicina a 4, quindi la persona sta dormendo, e una intorno a 15, quindi la persona è sveglia. In derivazione T5 è una tra le varie derivazioni. Quindi abbiamo detto che quando si è sottoposti a queste frequenze, alcuni centri del pensiero si spengono, altri invece vengono attivati. Normalmente silenti vengono attivati. E questo è il caso. Anche questo l'abbiamo pubblicato ampiamente. Vediamo un attimo, se vediamo di non annoiare troppo. Ecco, diciamo, l'altro campo dell'archiacustica è quella delle vibrazioni non determinate dentro una struttura dai loro costruttori, ma che sono presenti normalmente in un determinato luogo. Queste sono le Rollright Stone nell'Oxfordshire, nel sud dell'Inghilterra, dove abbiamo isolato le vibrazioni provenienti dal sottosuolo. Allora uno si domanda, ma perché li hanno messi in tondo? Perché praticamente se noi appoggiamo le mani sui megaliti sentiamo le vibrazioni provenienti dal sottosuolo, ma non le possiamo percepire a orecchio. Però se ci mettiamo nel mezzo abbiamo come dei trasduttori che ci arrivano da tutte le parti, come se avessimo degli altoparlanti tutti intorno a noi. Questo l'abbiamo fatto, vedete, ponendosi al centro, che abbiamo messo i microfoni. Poi ci sono anche altre strutture, invece, sempre nel sud dell'Inghilterra, come ad esempio Willard Smithy, dove praticamente invece ci sono delle camere dove praticamente suonando quel tamburo si fa entrare in risonanza. Quindi loro hanno conoscenza sia di una metodica naturale, sia una metodica indotta, cioè quella del tamburo. Anche i templi di Taxen a Malta sono tuttora investiti da una frequenza che proviene dal sottosuono, in grado di modificare lo stato di coscienza. E qui abbiamo registrato parecchio, e diciamo che le vibrazioni sonore vengono più che altro percepite più che sentite, perché molto spesso si parla di infrasuoni. Uno sente, dice, sento dell'energia qui, sento dell'energia in questo luogo, no? Che energia sente? Sente le vibrazioni perché noi sulle palme delle mani, anche per esempio sul torace, abbiamo dei sensori vibratori che fanno sentire anche gli infrasuoni. Penso che sia un'esperienza di tutti essere andati in discoteca e sentire i bassi più qui che qui, no? E questi sono i famosi sensori del mestre, di cui parlo dopo. Non vorrei annoiarvi. Allora, però gli infrasuoni possono anche causare sentimenti di soggezione o di paura dell'uomo, dato che non sono coscientemente percepiti. E talora possono far sentire le persone che percepiscono con una sensazione di soprannaturale. E quello che io ho riscontrato, ad esempio, sotto Cassapietra, lì dove erano presenti le guane. Le guane, che erano le streghe dell'epoca, di quell'epoca lì, sapevano benissimo che quando facevano un determinato rituale lì, la gente che partecipava rimaneva, non dico sconvolta, ma molto impressionata da quello che facevano, perché sapevano che in quel luogo le vibrazioni erano in grado di modificare lo stato di coscienza di chi era presente. Vabbè, qui abbiamo i tempi di Taxen, anche qui abbiamo 21 Hz. Allora, quali sono le frequenze in grado, che non sono in grado di provocare danni? 8, 16, 24, 7, 14, 21. Queste sono le frequenze che l'organismo le percepisce come positive. 18 Hz, pessimi. La spiegazione è un po' lunga perché queste frequenze sono così positive per noi. Diciamo che tutto il nostro sistema biologico è tarato sulla frequenza Schumann 783, che è la frequenza di vibrazione della Terra. E quelle persone che vanno sulla stazione spaziale, che si allontanano da queste vibrazioni, hanno problemi di vario tipo di salute. E quindi non possono stare sulla stazione spaziale più di 6 mesi, anche perché sono di fuori del campo magnetico. Noi siamo costruiti per stare sulla superficie di questo pianeta.
quando ci troviamo fuori e faremo dei viaggi interstellari, avremo qualche problema se non va a corretto all'epoca. Allora, comunque vedete anche il Tempio di Tarsi, 3150 a.C., quindi una conoscenza notevole. E qui devo ringraziare il presidente Alessandro e Barbara, che sono stati loro gli scopritori di questo. Praticamente nei tempi di Tarsi c'erano queste piccole concavità dentro i megaliti. Queste piccole concavità dentro i megaliti dagli archeologi erano state interpretate come i buchi che facevano per i cardini delle porte, ma erano dei buchi piuttosto grandi, vedete, il rapporto alla mano. In realtà queste funzionavano da traduttori, cioè le vibrazioni che provenivano dal sottosuolo venivano concentrate dentro la pietra e sparate nella persona che si trovava più in mezzo. Noi abbiamo trovato la stessa cosa anche nel Tempio di Gigantia, e questi non sono cardini, non aveva nessun senso mettere una porta lì, ma servivano per percepire meglio queste vibrazioni. Allora, la nostra ipotesi è che laddove sono presenti notizie di vibrazioni naturali a bassa frequenza, antiche popolazioni considerassero questi siti come sacri. Loro se ne accorgevano, no? Allora, quindi la percezione di energia, no? Beh, anche i romani avevano i loro sensitivi, eh? C'era una popolazione degli auspici, cosiddetti auguri, che armati di pendolino o di litum, quel bastone, avete presente anche quello del Papa fatto così, no? E erano dei radamanti, loro sentivano le vibrazioni e dicevano qui va bene, costruiamo, qui no, non costruiamo niente. È quello che adesso ha scoperto la moderna bioarchitettura. Adesso nella moderna bioarchitettura, non costruisce lì dove ci sono vibrazioni provenienti dal sottosuolo che possono danneggiare la salute, come abbiamo detto, 18 Hz. E ce ne sono. Quindi sotto questa pietra no, non bisogna costruire niente. Allora, qui sono le ricerche nelle famose piramidi bosniache, che non sono piramidi, ma colline modellate, qui abbiamo sull'apice. Qui un altro caso, per esempio, un geoglifo disegnato su un tumulo che contiene una tomba di una persona sicuramente appartenente alla famiglia del San Romagno. Non è il caso di andare a indagare perché può parlare tutto, però era stato costruito su un sito sacro e per accompagnarlo nel suo viaggio all'altra tomba. Infatti voi vedete, questo è l'aeroplano, abbiamo fatto delle fotografie all'infrarosso e si vede perfettamente la differenza tra il terreno riportato sul tumulo e il terreno invece locale, il terreno che era lì presente. Ci hanno disegnato il simbolo della Cassiopea, costellazione di Cassiopea, simbolo della famiglia di Alessandro Magno. Questo in Serbia, un palazzo, anche lui costruito su un sito sacro, questo è fatto per Giorada, e quindi non è stata ancora scavata questa zona. Anche qui abbiamo fatto delle ricerche piuttosto interessanti. Qui c'era il tempio, un tempio dove venivano effettuati dei sacrifici dalla madre dell'imperatore, una satanista della prima ora, ne combinava di tutti i colori, però i suoi rituali, vedete, erano accompagnati da una frequenza che modificava lo stato di coscienza di quelli che erano presenti. Subito al di fuori del tempio non c'è nulla, questo perché le acque sotterranee modificavano, cioè determinavano la produzione di queste vibrazioni. Allora, noi percepiamo meglio le basse frequenze con i sensori vibratori che abbiamo, adesso vi faccio vedere, eccoli qua, questi sono i corpuscoli di Messner, quelli che abbiamo nelle piante dei piedi, nelle palme delle mani. Qui sul torace ci fanno sentire le frequenze basse di un terremoto che sta arrivando e ci fanno scappare in velocità. Cioè noi non sentiamo il terremoto, sentiamo la vibrazione e corriamo via immediatamente.
Ci sono altri sensori, che sono i cosiddetti bacini, che però hanno una frequenza compresa tra i 250 e i 300 Hz. Quindi noi lo sentiamo questo. Oh, abbiamo l'ultimo quarto d'ora, se ce la fate ancora. Mi sta arrivando? No. Ecco, vi porto due esempi proprio di ricerca in ambito acustico, vi ringrazio per pazienza. Allora, uno ad Atri, insomma, raggiungibile anche da qui, si trova in provincia di Frosinone, quindi sud del Lazio. C'è un'acropoli molto antica sulla cima della collina, dove a suo tempo, vedete questa acropoli, questa è una mura della città, dall'archeologia ufficiale è classificata come una città romana. Questa è la ricostruzione del Tempio del Sole che era costruito lì. L'archeologia ufficiale lo cita come città romana, ma i romani non costruivano in questa maniera. Che sia stata una città romana sicuramente quando è stata occupata dai romani, ma questa architettura è un tipo di architettura che non è tipica della civiltà romana. Questa è la porta della fertilità. Innanzitutto ci sono un sacco di orientamenti astronomici. Questa porta della fertilità, e voi lo capite perché si chiama porta della fertilità, negli equinozi si illumina perfettamente e attraverso i gradini è possibile con la luce del sole determinare i 9 mesi di gravidanza. Quindi uno va lì quando pensa di essere in gravidanza e vede più o meno quando nascerà il bambino. Questa è una cosa che hanno tutti dei tempi dedicati alla Via Madre. È un posto straordinario, troviamo anche vari simboli interessanti. I microfoni posti a lato del centro misurano una certa frequenza bassa, ma non un livello elevato, vediamo, meno 39 dB, no? Non 0 dB, non 10 dB. Perché questo? Perché ci siamo allontanati dal fulcro, da dove dove era il Tempio del Sole. Il Tempio del Sole è stato costruito lì dove c'è il massimo della frequenza. Guardate il tipo di costruzione. Megaliti. Questo abbiamo un megalito che non è tipicamente romano. Questa è la base del Tempio del Sole, su cui è stata costruita una chiesa. È stato cristianizzato come nella maggior parte dei tempi pagani. Guardate la grandezza di questo megalite, guardate gli incastri imperfetti che hanno portato alla costruzione di questo. Questi agiscono anche da traduttori. Allora, questa è la pietra dei 10 angoli, che è del tempio, sulla base del tempio di Atri, e questa è la pietra dei 12 angoli a Cuzco. La tecnologia è la stessa. La tecnologia è la stessa. Come? Così distanti una tecnologia simile? Questa è una bella domanda a cui dovrebbero rispondere gli storici e gli archeologi. Allora, abbiamo piazzato sotto la pietra dei 10 angoli i microfoni e abbiamo riscontrato innanzitutto che c'è una variazione nella produzione di vibrazioni provenienti dal sottosuolo a seconda della luna, a seconda della stagione ed è al massimo nell'epoca del solstizio d'estate. Qui vediamo il picco della frequenza. Questa è la chiesa che è stata costruita sopra il Tempio del Sole. Abbiamo avuto permesso dal parroco di poter registrare anche dentro. E in effetti abbiamo riscontrato queste vibrazioni sia infrasuoni sia udibili, vediamo 22-23 Hz più o meno. Allora, questo è il suono, vediamo cosa si sente. Allora. Questo è quello che proviene da sotto la chiesa. E un suono costante con questa oscillazione. Interessante. Questo è il suono udibile all'orecchio. Qui
Quindi voi capite perché hanno costruito il tempio dei soldi. Allora, andiamo avanti, però abbiamo anche osservato l'infrastruttura. Quindi li ho modificati in modo da vedere udibili. In realtà sarebbero intorno ai 10 lucerazzi, quindi non sarebbe udibili. Capite? Questi sono i fasconi, però sono in grado di modificare il stato di coscienza. Andiamo avanti. In quel periodo c'era anche una tu che stava facendo un documentario per History Channel, e mi hanno incluso dentro anche me, visto che eravamo lì, detto proprio perché facevo un documentario su Duomo. Quindi vedete tutti questi che girano intorno con macchine da presa professionali. Allora, qual è la spiegazione? Molto semplice. Ci sono due faglie, qui e qui, che continuano a fare questo movimento qui. Quindi facendo questo movimento, i quarzi che sono presenti nelle faglie producono questo suono. Se noi pensiamo anche alle cuffiette che noi utilizziamo per il nostro telefonino, hanno un quarzo dentro. Il quarzo è in grado, attraverso quello stimolo elettrico, di produrre delle vibrazioni sonore. Allora, anche questo abbiamo pubblicato nella letteratura internazionale, e vediamo l'ultimo esempio e dopo concluderemo. Somata. Una città antica distrutta da Gengis Khan, anzi dal figlio di Gengis Khan, straordinaria. Si trova nella Mesopotamia, nord Mesopotamia, al confine tra Siria e Turchia, nel Kurdistan, perché sarebbe giusto anche dire qual è la regione nel Kurdistan. Qui sono tutti i quoti, e da una delle tradizioni molto antiche. Allora, si trova più o meno in questa posizione qui. Vedete che non è molto lontano da Aleppo, voi tutti avete sentito parlare di Aleppo, no? Non solo per la crema di Aleppo, ma per la distruzione totale della città quando hanno cercato di liberarla dall'ISIS. E lì sparavano cannonate come adesso in Ucraina. Allora, è una città straordinaria, antichissima, anche questa aveva 4.000 anni più o meno. Era occupata dai Sabei. Giusto per avere un'idea, questo è un tumulo enorme, sarà alto 100 metri, nessuno ha mai guardato sotto cosa c'è. Anche perché se uno comincia a scavare gli crolla tutto addosso. E tutta terra di riporto. Quindi sicuramente sotto c'è una struttura, come vi ho fatto vedere sotto quel geoglifo in Macedonia, Nord Macedonia. Vedete? Questa invece è la collina sacra. La collina sacra... Anche per i cristiani. Dopo i Sabei sono arrivati i cristiani. Ah, i pronipoti dei Sabei, di questa antichissima civiltà, sono gli Yazidi, quelli con cui l'Isis li faceva fuori perché avevano questa religione totalmente a sé stante, basata sul culto di dei venuti dalle stelle. E qui abbiamo trovato delle cose molto interessanti. Innanzitutto vedete che ci sono scritti in siriaco i rituali dei Sabei. Come farle? Abbiamo le varie coppelle per i sacrifici, un panorama veramente fantastico, e dentro queste colline abbiamo le case, un po' come i sassi di Matera, sono fatti nella stessa maniera. Anche qui ho misurato le frequenze e abbiamo ricavato che qui c'erano 14 Hz, le migliori frequenze del mondo. Migliori frequenze del mondo. Quindi la gente che stava lì, e non a caso c'erano anche i primi cristiani, e prima ancora i loro Sabei, ovviamente avevano
un effetto molto positivo sulla propria attività cerebrale, soprattutto nella carriera. Allora, Sognata era chiamata la città dei sette templi. Sei sono stati distrutti da Gengis Khan, distrutti totalmente. È rimasto solamente il Pogeo, il settimo tempio, che è chiamato Tempio dei Sette Pianeti. Allora, è chiamato Tempio dei Sette Pianeti perché? Probabilmente per salvarlo dalla religione islamica, che ovviamente non tollera, qui c'erano dei bambini curdi che erano straordinari, che stavano silenziosissimi, non dicevano una parola quando facevano le misurazioni, bravissimi proprio, veramente. Parlano di sette pianeti. In realtà questi erano sette figure umanoidi, non umane, molto alte, e vedete ancora adesso quel cranio allungato. Allora uno dice, vabbè, sono state scalpellate via ovviamente dalla religione islamica, no? Ma d'altra parte anche qui da noi hanno distrutto dei templi pagani straordinari, poi li hanno cristianizzati. Quel dolmen di Serapia Puane si è salvato proprio perché è in cima alla montagna, così può dire. Quindi è difficile raggiungere. Queste sono le figure, non sono degli sette pianeti. Vedete con tutte le scritte in siriaco intorno. Questa era una zona che io ho provato, ho assaggiato, sei in grado di provocare una risonanza, quindi gruppo abbiamo determinato che praticamente c'è una risonanza, guarda caso, a 93 Hz. Quindi sempre nel famoso ambito tra gli 80 e 100. La cosa interessante è che c'era da sotto suolo, anche lì dentro, sotto quel tempio, i 14 Hz di cui vi ho parlato prima. Allora, abbiamo fatto anche una fotografia a infrarosso, con la macchina a infrarosso. Allora, che cosa abbiamo scoperto? Questa è il muro principale dove sono disegnati gli dei. Che c'è un campo magnetico fortissimo. Allora, questo spiego come mai siamo riusciti a fotografarlo. Perché con l'infrarosso non riusciamo a vedere cose che normalmente con l'occhio non riusciamo a vedere, no? Con l'occhio normale, nella luce visibile. In più esiste un software che è in grado di verificare le variazioni di luminosità dell'aria. Ora, quando c'è un campo magnetico, le particelle di vapore e acqua, che sappiamo che sono dentro l'aria, si orientano nel campo magnetico e quindi cambiano la luminosità. Noi non ce ne accorgiamo, ma l'occhio del computer se ne accorge come. E quindi ha disegnato questo campo magnetico perfettamente rotondo, che però è più potente alla periferia che al centro. Ora, normalmente, se qui ci fosse della magnetite, dovremmo trovarlo più potente al centro e pian piano la periferia diminuisce. Invece qua ci troviamo una specie di porta in mezzo dove non c'è assolutamente del... scusate un attimo... dove non c'è assolutamente il campo magnetico. Non c'è nulla nel centro. Nel centro di questa parete. Allora, in realtà, prima che arrivasse Gengis Khan, è arrivato il famoso storico del rinascimento arabo, Al-Masudi, che è vissuto tra 897 e 957 d.C. E lui, oltre ad essere un cartografo straordinario, è anche quello che ha inventato l'enciclopedia. I famosi enciclopedisti del periodo francese si sono ispirati a lui per fare l'enciclopedia. Ora, cosa dice Al-Masudi di Sognata? E qua sono costretto a leggere una dato Al-Masudi affermò che solo la logica può riconciliare chi non ha ragione fede. Solo cosa è successo? È stato subito esiliato dopo che ha detto una roba del genere, è stato messo al Cairo ed è rimasto lì. Allora, di Sognata cosa dice?
Ai confini estremi della Terra si erge un antico tempio che ha una forma rotondeggiante, a 7 porte, una su ogni lato, e un'altra cupola che è anch'essa 7 lati ed è conosciuta in tutto il paese per la sua altezza straordinaria e la ammirevole architettura. In cima alla cupola vi è una sorta di pietra preziosa, un cristallo grande come la testa di un toro. Quindi un cristallo in cima a questa cupola, grande così. Ok, grande così. Essa squarcia le tenebre a grande distanza per la sua luce. Quindi aveva una luminosità intrinseca che era visibile a distanza come un faro. Molti grandi re del passato hanno cercato di entrare in possesso di questa pietra, ma senza successo. Tutti coloro che hanno cercato di estrarla sono caduti morti ad una distanza di 10 passi. Anche se si usano lance, frecce o altri simili espedienti, questi si fermano similmente e cadono a mezz'aria a una distanza di 10 passi. A quei tempi non vi è alcun modo per poter entrare in possesso di questa pietra. Quelli che sono stati così audaci o sciocchi da pensare che potevano demolire il tempio sono stati colpiti da morte istantanea. Alcuni saggi hanno spiegato questo fenomeno e causato da certe pietre magnetiche porte disposte a distanza regolare tutto intorno al tempio. Quindi il fatto che noi abbiamo trovato questo campo magnetico nell'unico tempio rimasto sta a indicare che lì c'è una tecnologia molto avanzata, molto molto avanzata. Ma sentite cosa dice dopo. All'interno del tempio vi è un pozzo profondo, ma quanto profondo nessuno lo sa. A 7 lati, ricostituito in modo tale che chiunque tenti di avvicinarsi troppo per cercare di guardare in basso può cadere dentro e trovare la morte. Intorno al pozzo c'è un anello di rame sul quale sono incisi i caratteri di una scrittura antica che dice: questo pozzo porta alla scala dell'archivio in cui tutta la saggezza del mondo è conservata da tempi immemorabili. Qui si trova la storia del mondo, la scienza dei cieli e il segreto nascosto di tutte le cose passate, presenti e future. In questo pozzo si trovano tutti i tesori del mondo, ma chi vuole essere degno deve essere uguale a noi in potenza, saggezza e scienza. Chiunque sarà in grado di esserlo veramente non potrà riconoscersi come uno di noi. Ma attenzione a coloro che non ne sono degni, perché impareranno quanto più profonda è la nostra saggezza, quanto la nostra scienza è più estesa e quanto impenetrabile è la nostra vigilanza. Questo tempio, proprio come la sua cupola, poggia su una roccia di dimensioni mirabili, simile a una grande montagna, così robusta che nessuno scavo può essere tentato di lato. Nessuno che abbia visto questo antico tempio può andarsene via senza essere stato colpito da una grande malinconia e un'inspiegabile attrazione per esso. Ed è vero, anch'io a me piacerebbe molto tornarci, però non ne dobbiamo, non è proprio il caso. Allora, vi parlava di questo tempio qui, distrutto, completamente distrutto, e il pozzo è finito, otturato. Però noi siamo potuti andare invece nel tempio dei 7 pianeti. E cosa abbiamo scoperto oltre che quel campo magnetico? Che quel campo magnetico ha un suono armonico. Guardate che armoniche ha il suono. E quindi io adesso ve lo faccio ascoltare e capirete perché sono rimasto così colpito da quel posto. Ecco. Voi capite? Voi capite che questo non è un suono molto naturale. Quindi diciamo, dentro questa città c'è un mistero che sarebbe bello da svelare. E con questo vi saluto, concludo la mia conferenza. Questo è un posto straordinario, con gli dèi, tutti col cranio allungato, sempre nel Kurdistan, in Monte Nervut, dove dicevano che albergassero gli dèi. Grazie. Allora, c'è qualche domanda? Prego.
mi chiedevo se le reazioni che hanno i vari esseri umani sottoposti, diciamo, a queste esperienze sono identiche o comunque sono simili, oppure se ciascuno reagisce in maniera totalmente differente alle stesse sollecitazioni. Ecco, allora, innanzitutto, come abbiamo detto prima, ognuno ha la sua frequenza in grado di modificare lo stato di coscienza. Per esempio, a me mi sembra che io avevo intorno ai 100 Hz. Quindi noi in effetti siamo tutti diversi, uno più alto, uno più basso, gli occhi chiari, gli occhi scuri, e così ha una reazione diversa nei confronti di queste vibrazioni. Quello che abbiamo visto con l'elettroencefalo è che addirittura c'è una reazione diversa in diverse parti del cervello. Prima ho detto appunto che certe persone hanno una prevalenza dei lobi frontali, quindi quando sono sottoposte a queste vibrazioni hanno dei pensieri che normalmente non avrebbero, cioè non pensieri cattivi ovviamente, pensieri che vanno oltre. Altre persone invece hanno visioni, perché hanno un'attivazione del loro occipitale, cioè quello detto alla visione, e quindi hanno delle visioni. Ovviamente questo accade soprattutto alle persone che hanno un'attività cerebrale elevata, nel senso che fanno meditazione o preghiera, non sicuramente una persona qualsiasi. Con quella ottiene soprattutto una forma di rilassamento con quelle frequenze lì, ma non va oltre, ci vuole un po' di allenamento. E per questo dico che anche a Grubecki Tepe, dove abbiamo fatto delle scoperte veramente grosse, diciamo che è riservato a un gruppo di persone con capacità elevate, ma chiunque di noi può raggiungere, con adeguate sedute di meditazione. C'è stato negli anni 70-80, io adesso sto traducendo un libro dall'inglese, c'è stato Maharishi che ha mandato un indiano, dal quale sono andati anche i Beatles, Donovan, che ha vulgarizzato la meditazione di tipo galvanico, no? Per cui è diventato qualcosa di tutti. In realtà con la meditazione si ottengono dei risultati positivi per tutto l'organismo, e in più, se uno si sottopone a queste vibrazioni, ha come dire una marcia in più, ottiene dei risultati molto particolari. Quindi, risponde alla sua domanda, ognuno di noi è diverso e reagisce in maniera diversa, però ha la sua frequenza, Interessante da scoprire, ma la scopre solo con l'elettroencefalo, oppure con le sensazioni che riceve. Nel passato, ovviamente, era tutto molto più empirico. La gente sentiva che in quel determinato posto, con quella determinata frequenza, cambiava lo stato di coscienza. C'è qualche altra domanda? Sì, bene. Una volta questi luoghi erano costruiti non a caso, come è stato detto, in questi luoghi c'è un'energia particolare che loro riuscivano a testare, ma sicuramente sono collegati anche tra di loro su delle linee sincroniche, come la chiesa di San Michele Arcangelo, sì, quelle che sono presenti sulla linea, no? Notre Dame, anche con sì. C'è una ragione probabilmente legata al magnetismo, legata ha caratteristiche che non sono state ancora sufficientemente esplorate, ma c'è sicuramente una relazione. Sì, perché mi ha detto che utilizzando questi luoghi in forma di preghiera, chiamiamoli culti, questa energia veniva utilizzata da loro per degli scopi loro particolari. Certamente, non è un caso il convogliare la gente a messa in alcuni luoghi sacri, è un convogliare l'energia che loro vengono utilizzata poi per dei loro scopi.
Sì, lì c'è anche un altro discorso, potremmo fare anche una conferenza su quella, su via fotoni, prodotti da queste situazioni qui. Cioè, quando noi siamo in queste situazioni di estrema fede, questo l'abbiamo visto anche in Giugoria, no? Si produce una quantità enorme di biofotoni. Questi biofotoni è proprio un'energia che viene utilizzata. Dipende come viene utilizzata, perché l'energia di questo genere qui, i biofotoni, sono come l'energia elettrica, è neutra, non è né positiva né negativa, dipende come viene usata. L'energia elettrica serve per accendere una lampadina, ma serve anche per mettere uno per uccidere una persona con una scossa elettrica. Quindi lì il discorso è molto lungo, potremmo fare una conferenza su questo argomento qua, perché abbiamo fatto parecchie ricerche proprio sui biofotoni, utilizzando la fotografia non del metodo Curie, anche quello più famoso, ma siccome adesso ci sono dei sensori industriali molto sensibili che agiscono nell'ambito degli ultravioletti molto profondi, si vede proprio l'aurea. Questa energia prodotta dalle persone. Le persone che sono in una fase di fede, no? È chiaro che producono molti biofotoni rispetto a una persona che è depressa, invece. Questo l'abbiamo proprio fotografato in pieno. Quindi, portare queste persone in questi luoghi sacri particolari aveva un importante significato. Per cosa veniva utilizzata questa energia? Questa è una bella domanda. Ma non saprei dare la risposta. Noi abbiamo gente che fa rituali di ogni genere, anche cose orribili, no? Questo periodo che dovremmo essere molto avanzati, in realtà sappiamo benissimo che il satanismo si è espanso in una maniera incredibile, lo vediamo anche da gruppi rock, da tutte queste cose qui. La domanda è, ma è, che significato ha tutto questo? Questa è una bella domanda, però non gliela do qui. In Bulgaria, non pubblicamente. In Bulgaria, sul Rila Mountain, sulla montagna Rila, che è una montagna particolare, ci sono i sette laghi sacri, li chiamano. È mai stato là? No, in Bulgaria no. Abbiamo fatto i Balcani, tutti i Balcani. Grecia, Macedonia, Serbia, Croazia, Slovenia, tranne Bulgaria e Romania. Perché non siamo andati in Romania, ad esempio, o in Bulgaria? Perché ci sono molti controlli. Per esempio, quando facevamo le ricerche in Macedonia, adesso si chiama Macedonia del Nord, no? Noi avevamo qui, ci seguivano, avevamo una persona dei servizi segreti che controllava tutto quello che facevamo. Perché? Perché questi siti sono molto importanti, sia dal punto di vista storico, sia dal punto di vista politico, sia da quel punto di vista lì che non voglio parlare qui. Altre domande? Sì, prego. Ci sono dei modi per proteggersi da queste vibrazioni che non sono adatte a noi? Beh sì, bisogna misurarle ovviamente, no? E quando lì si trova con questi 18 Hz, non può fare altro che andarsene via, e non può cambiare l'orografia, no? Un esempio proprio pratico, quando facevamo le ricerche in Puglia, siamo andati in un bed and breakfast che era stato fatto dentro, a fianco di delle stalle, dove erano delle mucche, erano state costruite con fondi europei, eccetera, eccetera. Al contrario dei turisti che si fermavano una notte e andavano via, noi siamo rimasti lì una settimana, no, meno di una settimana, 4 giorni. Non dormivamo più, non dormivamo la notte. Fin tanto abbiamo detto qua c'è qualcosa che non va, abbiamo misurato le vibrazioni, abbiamo scoperto che c'erano 18 Hz. E dopo andando a scavare abbiamo capito perché non c'erano più le mucche lì vicino nella stalla, perché erano morte tutte. Quindi bisogna stare molto attenti dove si costruisce. Se ci sono i 18 Hz, questo fa assolutamente sul danno della salute. L'abbiamo visto anche a livello del laboratorio, che tutte le cellule che avevamo sono state uccise, non solo quelle che avevamo sottoposte al test, ma anche quelle che erano a distanza di 20 metri dentro al contenitore in ossigeno liquido. Quindi
ci sono l'unica cosa è l'alcol. Neanche quegli strumenti radiestesici, perché ci sono appunto certe frequenze che neanche con degli strumenti radiestesici ne rimuovo uno per schermare tutta la casa e varie. E neanche con quello. Sì, no, cioè, non c'è modo di schermarsi da questa roba, è proprio roba che fa male salute, ma non per niente i romani erano gli auguri. Gli auguri erano mandati di costruiamo questo palazzo qui, 18 Hz, 16 Hz? No, 16 Hz vanno bene, 18 Hz, 19 Hz, non ci costruiamo proprio qui. Loro li mandavano anche dai campi militari a vedere se erano, diciamo. Era possibile costruire lì o no? No, diciamo, al di là del fatto anche del posto dove è costruito, però anche in edifici tipo, diciamo, gli ospedali, che comunque hanno una bassa frequenza. È diverso il discorso? Lì il discorso è diverso. Lì il discorso è diverso, lì è una questione di ottoni, è una cosa molto diversa. Questo non vuol dire che non possono costruire un ospedale sopra dei luoghi dove ci sono vibrazioni assolutamente che fanno male alla salute, no, ma fortunatamente non sono tanti, però quando ci sono, tenersi alla larga. Un'altra domanda. Volevo chiedere, nei luoghi comuni si dice che non costruire sopra una sorgente d'acqua, o se c'è una sorgente d'acqua sotto la casa potrebbe essere... Esatto, questa è la ragione. Ma è sempre negativa o potrebbe essere anche positiva? Potrebbe anche essere positiva, ma è meglio non rischiare. Però ci sono degli strumenti radiestesici con i quali si può schermare la casa proprio dalle correnti sotterranee. Bisogna chiamare un radiestesista che... Non parlo di radiestesia, in realtà il termine più comune è la rabdomanzia. Sì. La rabdomanzia praticamente è una scienza che non è conosciuta la scienza ufficiale, no, perché è un tipo di percezione soggettiva, non segue il metodo scientifico, dove sperimentatori diversi possono ottenere gli stessi risultati. Cioè l'influenza della psiche umana ha al suo peso, però nel nostro gruppo abbiamo messo una nostra assistente scientifica a fare un corso di radiestesia, di radiomazia, e quando non sapevamo che pesci pigliare, diciamo, senti, vai tu a vedere un attimo dove possiamo trovare una cosa interessante. Lei ci andava e nell'80% dei casi percepiva giusto. Quindi non è un metodo scientifico, però funziona. Lo usavano ancora dai tempi degli egiziani. Poi diciamo, per quanto riguarda i romani, l'avevano mutuato dagli etruschi. Gli etruschi avevano mutuato dalla civiltà precedente, perché gli etruschi erano indoeuropei, si sono calati dopo. Quindi hanno mutuato questa conoscenza dalle popolazioni locali e rinaldoniani che occupavano quella zona lì, Toscana, Umbria, in epoca precedente all'arrivo degli indoeuropei. Comunque c'è ad esempio la scuola di radiestesia e radionica italiana, perché la chiamano così a dire la verità, è della dottoressa Alessandra Previdi di Roma, dove ci sono anche degli strumenti proprio scientifici, proprio per il discorso di non basarsi solo sulla psiche umana, ma di avere un riscontro pratico. Per testare la situazione della propria casa e vedere come schermarla dalle varie. Sì, quello è quello che diciamo anche noi, no? Sì. I nostri strumenti. Però se uno vuole. I nostri strumenti, esatto. Ecco, diciamo, insomma, non posso venire a casa vostra a misurare se va bene. Però l'ho fatto con alcuni qua della valle. Sono andato a casa loro, ho misurato perché non stavano bene e ho visto che c'era qualcosa che non andava. Comunque invece in altre zone ho trovato delle cose meravigliose. Quelli che c'erano qui all'inaugurazione sanno dove, non avrei fatto la pubblicità, però ecco, diciamo che qui ci sono dei posti veramente straordinari. Uno gira tutto il mondo per trovare, non so, elfi, gobelini, tepe, su delle terre, e lo scopo che abbiamo anche qua in valle, la stessa cosa. Sì, è una cosa che ci hanno lasciato un po' perplessa. Per chi non c'era l'inaugurazione?
Allora, sentite, allora, se non ci sono altre domande, io faccio un piccolo rinfresco per, come, per la vostra fedeltà a questa interessante conferenza. Ok, vi ringrazio.